Gullit, Mbappé, Totti e ho anche un mito come Ronaldo e ho anche Cristiano Ronaldo. Sono le scarpe che uso di più. No, no, questa no, questa del Milan di Maldini no. Oggi andiamo a casa di un mago che ha conquistato un'intera capitale. Ma no, non siamo a Londra! E non si tratta di Harry Potter! In campo, tra dribbling e assist, è lui a dettare i tempi di gioco. Sarà così anche in casa? Staremo a vedere! Inizia MTV Cribs Italia! MTV, benvenuti a casa mia. MTV, come siamo a casa mia e qua comando io, parliamo in spagnolo, intanto. Voi mi capisci? Nessun problema, vado in onda in tutto il mondo. Chiamate un interprete. MTV, ti presento il mio tesoro. Qui è dove di solito passo molto tempo. Praticamente tutto il tempo libero. È questa la mia passione più grande. Questo è il regalo che mi ha fatto mia moglie per il mio compleanno. Si vede che mi ama molto. O forse no, non lo so. Qui passo molto tempo con i tifosi. Giochiamo insieme online. Possono anche vedermi mentre gioco. Mi diverto proprio un casino. MTV, questo è il trono. Vediamo se piace anche a te. Metto sulle cuffie e mi isolo da tutto, senza sentire i bambini, senza sentire praticamente nessuno. Sto con i tifosi, con la gente che mi segue e gioco con loro. Mi diverto e credo che anche loro si divertano. Sono ragazzi che mi seguono in televisione e che all'improvviso si ritrovano a giocare con me. È una cosa che so che gli piace e che li emoziona. Saluto, buona notte! Fuori di corona! Ale, Juaco! E ora diamo un'occhiata alla mia squadra, che, come puoi notare, porta il nome della mia cittadina d'origine. Infatti, vedi, c'è lo scudetto del Cadice. I tifosi sanno che sono io, perché ho la carta speciale del gioco. La mia è azzurra. Una carta che abbiamo soltanto noi giocatori professionisti. Di solito, alla fine della partita, mi inviano un messaggio. Se vincono, ci scherzano sopra. Se perdono, invece, capita che mi insultino. A volte no. Vai, Felipe! Qui c'è la mia squadra. Gioco con un 4-2-2-2. Mi piace giocare offensivo. Ho Sergio Ramos, un'icona come Maldini, Eusebio, Luis Alberto, che è la carta speciale, ma non conta molto. Gullit, Mbappé, Totti e ho anche un mito come Ronaldo e ho anche Cristiano Ronaldo. La squadra è abbastanza forte. Il problema sono le mani. È chi gioca, non proprio la squadra. MTV? Lo sapevo. Quando non riesco a trovarlo, sta sempre qui. Come va? Come procede la partita? Stiamo vincendo 1-0. Molto bene. Non mi distrarre però, va ok? Va bene, va bene. Patricia, meglio lasciarlo giocare. Sono curiosa di sapere qualche segreto in più di questa stanza. Pensavo fosse originale decorare la sua sala hobby con delle foto da quando è cominciata la sua carriera calcistica. C'è una foto per ogni club in cui ha giocato. Io senza dubbio tra tutte scelgo questa, la mia preferita. Credo che rappresenti ciò che prova quando vince una partita o segna un gol. La sua felicità. È molto significativo questo gesto che fa. Mi emoziona e mi trasmette moltissimo.
Luis è così console addicted da dedicargli un'intera stanza in casa. Ma come farà quando è in trasferta? Questa è la console portatile per le trasferte. Ah, ecco! Il trucco c'è! Tra compagni giochiamo molto, sia per passare i momenti in viaggio che in ritiro. Ci divertiamo nei momenti liberi, ogni volta che abbiamo la possibilità di svagarci un po'. Bene, ora andiamo fuori in giardino. Ti mostro come l'ho arredato per la mia famiglia. Bene, qui, a parte trascorrere molto tempo con mia moglie, passo dei momenti anche con i bambini. Martina qui ha la sua casetta per giocare, la sua altalena. Quando vengono gli amici si divertono e ci lasciano lo spazio di cui abbiamo bisogno. Qui è dove, soprattutto durante la quarantena, ho passato molto tempo. Dove ho potuto allenarmi un po' e mi sono tenuto in forma. E dove chiaramente gioco un po' a calcio con Luca e con Martina, ma non solo, anche ad altri giochi. E ora in TV, con le sedie, ho fatto una porta come si faceva quando eravamo piccolini. E ora batto un calcio di rigore. Vediamo chi è il coraggioso che si mette in porta. Anche se sono un fanatico del calcio, sono anche un fanatico del basket. E ora ti mostro il perché. Meglio con i rigori, forse. MTV, il pallone è sgonfio. Lo devo gonfiare un po'. Adesso passiamo ad un'altra delle mie passioni, le macchine. Ti presento la mia Smart, perfetta per destreggiarsi nel traffico romano e per trovare parcheggio. È davvero la macchina migliore per girare in città. Mi piace moltissimo. Qui invece ho il Cayenne, un'altra macchina che mi piace molto. Questa macchina di solito la utilizza di più mia moglie, soprattutto con i bambini. È una macchina che mi piace perché è potente e comoda. La adoro. E ora MTV, ti mostro gli interni. Così vedi com'è rifinita. È bellissima anche dentro. No, aspetta. Non c'è la chiave. È un colore che mi piace moltissimo, sia a me che a mia moglie. Il rosso e nero. Avrei detto il bianco e l'azzurro. È un regalo che le ho fatto io alcuni mesi fa per il nostro anniversario. L'ultima invece è la Bentley. L'ultimo giocattolo arrivato in famiglia. Una macchina che ho sempre sognato e che mi piace da sempre. Avevo voglia di provarla. Ha dei dettagli che altre macchine non hanno. Tutto è top di gamma. Questa è la macchina migliore che abbia mai avuto. Bene, MTV. Ecco un'eccellenza della cucina spagnola. Lo mangiamo soprattutto come aperitivo. Ma lo mangiamo anche durante la cena. È jamón iberico. A me fa impazzire. Anche la mia famiglia e i bambini ne vanno matti. Come potete vedere. Tortilla de patata, jamón iberico. La cucina di Luis tradisce tanta nostalgia di casa. MTV, questo è il nostro frigorifero. Abbiamo un po' di verdura, un po' di frutta, le uova, non mancano mai. Ci sono le cose dei bambini, come lo yogurt, formaggini. Roba semplice e direi salutare. MTV, adesso vi mostro la nostra camera da letto. In genere mi vesto poco elegante, diciamo. Queste sono un po' particolari, pur non essendo molto appassionato di moda. Queste mi sono piaciute, hanno un tocco originale. Davvero originale. Ho anche questo modello di sneakers. Le ho di tutti i colori.
sono Adidas, che è anche il mio sponsor tecnico. Le ho davvero di tutti i colori. Le utilizzo spesso per andare alle partite con la divisa sociale della squadra. Queste sono le mie preferite, semplici, bianche. Le ho comprate non appena sono uscite in commercio. Sono scarpe molto comode, vanno bene praticamente con tutto. Sono le scarpe che uso di più. MTV, bene. Visto che siamo tra amici, puoi sceglierne una. Tranne quella di Messi, quella no. E te la regalo. No, no, questa no, questa del Milan di Maldini no, per favore. MTV, vieni con me, che continuiamo il nostro giro. Ti mostro la sala di fisioterapia. È qui dove lavoro per recuperare quando mi capita un infortunio. Dopo un infortunio che ho subito nel 2018, ho pensato a come fare per curarmi al meglio e rimanere sempre al top. Credo sia una soluzione davvero fantastica, perché sono sicuro che mi allungherà almeno di un paio di anni la carriera. Qui è dove vengo a scaricare un po' di tensione. Ho i guantoni e ho anche il paradenti e il caschetto per tirare di box con gli amici. MTV, continuiamo a fare il giro della casa. E si fa in questo modo, così. Va fatto lentamente, eh? Luis, non ti far male. Non voglio problemi con le assicurazioni. Luis, con tutti questi strumenti dovresti aprire al pubblico. Ti preparo un orario corsi. Ore 11, fisioterapia. Ore 12, box. Alle 13, yoga con la maestra Patricia. Ore 16, sala pesi. Bene, qui invece c'è la sauna, che utilizzo da solo per 10 o 15 minuti. Patricia non la può usare perché non è consigliata a chi soffre di pressione bassa. Bene, MTV, abbiamo passato un giorno stupendo con te, ma ora è il momento di andare. Ciao!